Un ricco programma di eventi culturali per omaggiare la capitale europea della cultura dal 12 al 17 novembre è Mirvita Free Space, progetto realizzato nell'ambito di Matera 2019, l'Open Future delle imprese italiane di Confindustria e Fondazione Matera Basilicata 2019. Mirvita, con il suo fondatore Donato Di Gaetano, ha lanciato dalla capitale europea della cultura una sfida audace: proiettare l'arte enologica e culinaria nel futuro, aprendola a una nuova dimensione di pura percezione emozionale, che all'elemento visivo e sensoriale affianca quello identitario. Arte e scienza protagoniste dunque, con ospiti di livello internazionale. Martedì 12 novembre, presso l'Ipogei di San Francesco, la cerimonia inaugurale e la mostra permanente dell'artista Valery Tarasov, con alcune opere del ciclo Habitat e Dishabitat. Il tema di questo progetto che ho avuto il piacere di presentare è proprio questo: due mondi, arte e scienza, che collidono. L'idea è che questa collisione produca cose nuove. Noi dobbiamo favorire questa crescita. Però lo sviluppo tecnologico nell'era cosmica non può prescindere da un rigenerato umanesimo, quindi da una rivisitazione delle condizioni di convivenza civile e di regole di sviluppo anche dei territori in particolare. Mirvita nasce in un territorio, io lo chiamo di connessione. Noi siamo nella Murgia, di fatto, con Federico II, che è il cuore, e quindi anche questa immagine con la ferula e con l'immagine di Mirvita, un'architettura suprematista d'eccellenza internazionale, vogliamo lanciare un messaggio importantissimo. Nell'era cosmica e digitale bisogna ripensare davvero le regole di convivenza civile, le regole della democrazia vengono rafforzate, ma soprattutto Mirvita indica una via d'uscita, uno spazio aperto ad altri spazi. Questo aspetto va declinato nelle varie tipologie di intervento. La mostra che presento è una mostra che si chiama The Last Shelter. È una mostra che significa l'ultimo rifugio. È una mostra che indica e che vuole fare capire alla gente quanto è precaria la situazione, perché anche la stessa Matera ha vissuto nella precarietà. E questi ruderi di cui praticamente l'essere umano ha costruito e con le cannonate ha cercato praticamente di abbattere, praticamente sono state anche i segni di questa inumanità da una parte, e l'umanità di cui le persone cercano praticamente di trovare la vita in questi ruderi, in questi rifugi. Ho preso scopo praticamente dal bombardamento che è nato in una delle repubbliche, praticamente Donbass, quando è stato bombardato lo zoo. Quando la gente inizia a bombardare lo zoo, immaginate che per la gente non c'è più scampo. E allora cerchiamo di creare altri spazi, cercare di creare praticamente gli altri volumi di vita in cui riflettere dentro e fuori, e di cercare di unire tutte le simbiosi, arte, scienza, vino e tutto, in un contesto bellissimo, di un grande recupero e con un grande orgoglio, come è stata Matera. Mercoledì 13 novembre, nel pomeriggio, appuntamento con l'artista Giuseppe Tricarico, che ha illustrato i contenuti della sua ricerca contemporaneamente.
contemporaneamente ho cercato di mettere in risalto l'interdipendenza tra uomo e natura, la connessione stretta che l'uomo ha bisogno di mantenere, perché negli ultimi anni, negli ultimi decenni, secondo me questa connessione si sta allentando. Ecco, ho cercato attraverso atteggiamenti simili di fauna e di uomini di mettere in evidenza questa connessione. Secondo il mio parere, l'uomo è al centro dell'universo. Senza l'uomo non avrebbe senso l'universo, perché nessuno conoscerebbe l'universo. È la mente dell'uomo che ha concepito arte, progresso, fino ad arrivare a studiare l'universo con potenzialità ancora enormi da scoprire. Ecco, secondo me l'uomo è al centro di tutto. Poi, in serata, appuntamento con Sweet Calvino, le diverse dimensioni di Matera, di Mirvita, del Viaggiatore dell'Universo, opera in prima esecuzione mondiale, associando ad ogni dimensione una città calviniana, uno scorcio della capitale europea della cultura, molto simile nella sua struttura a Minervino Murge, sede di Mirvita, e una composizione dell'artista Vito Liturri. Allo spettatore la possibilità di scegliere la sua città, la sua dimensione. L'idea è nata da questo cubo che rappresenta la città di Matera in tutte le sue sfaccettature, che avevo realizzato. Avevo bisogno di passi che attraversassero questa città. Il maestro Liturri era la persona più adatta a fare questi passi, perché li compie essendo maestro qui al conservatorio, e quindi ha fatto una prima composizione che si chiama Invenzioni a due, che accompagnava il video del cubo. Poi ci è capitato tra le mani il capolavoro di Calvino, Le città invisibili, e lì siamo ripartiti, solo che questa volta le città erano invisibili, gli oggetti matematici diventavano oggetti mentali e la musica invece era l'unica sussistenza di questi passi. Io come compositore e come musicista sono sempre stato attratto dalle interazioni tra le varie arti e in generale tra la musica e le altre discipline. Mi ha sempre molto interessato la matematica, quindi ho accolto con grande interesse questa proposta di lavorare sulle città invisibili di Calvino, che tra l'altro offrono anche molti spunti per quanto riguarda la creatività, la composizione musicale in particolare, perché lui stesso, parlando di una città, non ricordo quale, dice che le figure si dispongono come in una partitura musicale, come fossero delle note di una partitura musicale, che sono quelle, non si possono cambiare. E offrono anche molti spunti a livello sia matematico che così immaginativo per poterci scrivere delle musiche, e quindi abbiamo pensato di fare questo lavoro che combina musica, matematica, letteratura e, perché no, vino. Thank you.
bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città, non si ricorda. E perciò non si può dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. Ma quel che è certo è che chi abita a Zenobia... Mirvita Free Space ha offerto ai cittadini, anche quelli temporanei, momenti musicali di alto livello, come quello di venerdì 15 con Pino Iodice, che ha eseguito in Prima Mondiale una composizione jazz ispirata ad alcuni quadri di Malevich, fondatore del suprematismo e della cosmic art. Il mio viaggio interstellare si ricongiunge con Donato, con l'incontro con Donato e quindi con la conoscenza delle opere di Malevich e della sua visione cosmica. Cerchiamo di far interagire il mio percorso, che ho anticipato qualche anno fa con l'incisione di questo CD Infinite Space, lo facciamo interagire con le opere di Malevich, quindi con la visione cosmica, la mia visione cosmica della musica, con la visione cosmica dell'arte di Malevich. Appunto cosmico nello spazio, la mia navicella creativa, questa simbolica navicella, viaggiando nello spazio attraverso le mie composizioni, si intersecano, incontrano le opere di Malevich e cercano di reinterpretarle musicalmente attraverso l'improvvisazione, che è alla base del jazz. Sa
Sabato 16 novembre i visitatori hanno potuto prendere visione del progetto Mirvita nella sua completezza. Nel pomeriggio invece la presentazione dei Mirvita Project e della call nazionale ed internazionale Mecenati for Mirvita. Domenica 17 la conclusione dei lavori, in mattinata l'evento Arte e Scienza per Mirvita, che ha dato spazio alle riflessioni legate all'osservazione del cosmo, alla presenza di ricercatori accreditati. Le immagini riprese dal satellite che ricordano, come vedremo molto da vicino, i quadri che erano stati fatti dalla scuola russa d'avanguardia, Malevich ed altri, prima ancora che nascesse la tecnologia spaziale. Loro hanno immaginato, per così dire, come si sarebbe vista la Terra dall'alto, e i risultati sono sorprendenti. E parleremo di come si vede la Terra dall'alto, dal satellite, e come si vede l'universo da satellite legato alla Terra. Malevich aveva, per esempio, aveva già immaginato un'astronave, come sarebbe apparsa un'astronave, immaginato lo schema, aveva immaginato un sacco di cose, per cui abbiamo ritenuto una buona idea partecipare a questa iniziativa. Il mio osservatorio è quello spaziale, quindi il mio intervento sarà sulla vista che i satelliti hanno della Terra. Infatti la presentazione si chiama Eyes on the Earth, e quello che ho cercato di fare è un parallelo tra quello che i satelliti vedono sulla Terra e alcuni quadri di Malevich, o comunque delle espressioni artistiche, quindi cercando di prendere le più belle immagini che ho trovato, insomma selezionandole anche in base a quello che ci aveva raccontato il professor Di Gaetano. Da alcuni decenni, da circa 20 anni, abbiamo imparato che la nostra conoscenza della materia, che abbiamo sviluppato nel corso dei secoli e in modo particolare negli ultimi 50 anni, va a coprire solo il 5% dell'universo osservabile. Il 95% dell'universo osservabile è fatto da qualcosa che non conosciamo affatto e che addirittura riusciamo a riconoscere in due componenti diverse, che in modo molto generico chiamiamo materia oscura da un lato e energia oscura dall'altro, ma di cui non sappiamo sostanzialmente nulla, tranne avere alcune indicazioni abbastanza forti della esistenza di queste componenti. L'universo ha una massa complessiva che riusciamo a misurare, o meglio la densità, ma è equivalente, attraverso delle tecniche di osservazione del cosiddetto fondo cosmico a microonde e altre osservazioni astrofisiche, ma questa massa, che in teoria rappresenta l'intera massa dell'universo, è rappresentata solo al 4-5% da quella che invece chiamiamo materia ordinaria, la materia di cui siamo fatti noi, di cui sono fatte le stelle, le galassie, quella che possiamo vedere. Fin dalla preistoria, quando non c'era nessun mezzo per osservare, l'uomo ha sentito, diciamo, questa attrazione guardando verso il cielo, e ha lasciato delle tracce anche nei graffiti preistorici. Poi c'è stata un'evoluzione anche di tipo tecnologico, quindi sono cominciati i primi strumenti con Galileo Galilei, il primo telescopio, e poi con l'inizio dell'era spaziale, diciamo alla fine degli anni 50, si sono materializzate quelle cose che l'uomo aveva solo immaginato. Quindi la parola che farà da portante su tutto questa presentazione è proprio l'immaginazione, cioè la capacità di immaginare qualcosa che non ha un riscontro immediato nella realtà, e questo è comune sia nelle arti, nell'arte visiva per esempio, sia nella scienza. Le cose bisogna prima immaginarle, osare, e poi riuscire a implementarle. Il nostro rapporto con l'universo evolve nel tempo, è sempre cambiato nell'arco della storia, cambierà ancora, e quindi una riflessione più complessiva, non soltanto scientifica, che è chiaramente il mio campo, ma anche culturale, artistica. In un evento come questo si vuole mettere insieme una visione
scientifica e un nuovo umanesimo, e mi sembra una grande cosa di cui c'è bisogno, anche perché più in generale la crisi della società, la crisi del mondo moderno che si palpa e che si vede, sono fra quelli che pensano che potrà essere risolta soltanto attraverso un recupero umanistico della vita, delle persone, della qualità della vita. L'economia da sola e la scienza da sola non lo possono fare. E quindi in questo senso eventi come questo li trovo straordinariamente stimolanti e anche divertenti. Cioè l'immaginazione come motore, no, che spinge sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista scientifico. In entrambi i casi è proprio l'immaginazione che spinge, che ha fatto nella storia, ha fatto da motore alle scoperte, alle cose belle che riusciamo a vedere oggi in forma di arti visive, per esempio. Nel pomeriggio di domenica 17 novembre, invece, con la performance di Vito Maiullari e Pino Basile nell'Ipogei di Palazzo Lanfranchi, si è chiusa la ricca programmazione delle iniziative di Mirvita Free Space. Suoni dello spazio, musica del nostro tempo, i suoni della pietra nella ricerca dell'artista Vito Maiullari, la dimensione cosmonatura del suono, lo spazio che ha visto protagonista Maiullari con Pino Basile. È un'apertura straordinaria, nel senso il secondo appuntamento, a dire la verità, che vede gli ipogei aperti alla musica e all'arte contemporanea. Qui c'è stata la prima assoluta della composizione del maestro Hans, promossa dall'AMS in occasione di Matera 2019. Certo, come iniziativa specifica di arte e di musica, questa è la prima delle occasioni. Ovviamente è un luogo magico, un po' tutto Palazzo Lanfranchi ha un suo fascino, ma gli ipogei credo che per questo tipo di iniziative, d'arte contemporanea, site specifiche, che hanno un forte legame con il nostro territorio, credo che non ci sia materia, luogo migliore e più affascinante degli ipogei. Ovviamente è soltanto l'inizio e volontà della direzione del Polo Museale della Basilicata andare avanti in questa direzione. Il professor Di Caetano, quando mi ha invitato a partecipare a questo evento, io ho deciso di poi portare questa scultura, questo strumento effimero, questo strumento musicale che è composto di pietra di Apricena, che è la prima parte emersa dal mare circa 120 milioni di anni fa, e quindi all'interno di queste pietre è conservato il tempo e insieme al tempo il suono del tempo. Quindi ho tolto la gravità alle pietre, isolandole con queste canne di legno e restituendo, liberando il suono del tempo. Quindi poi con questo incontro
di un altro strumento effimero che sono le cupacupe, che sono uno strumento della tradizione popolare pastorale, dove il mio amico musicista, invitato a completare insomma quest'opera, quindi è quasi un incontro tra due strumenti effimeri, uno che ha origini geologiche e quindi effimero perché è uno strumento in pietra, e l'altro perché è uno strumento povero, pastorale, rurale, che lui invece da musicista, professionista, sta elaborando, quindi fa parte anche questo di una ricerca intensa. Parola chiave credo sia proprio connessione, in questo caso connessione umana oltre che culturale e artistica del territorio, soprattutto con l'amico Vito Maiullari. Connessione culturale in questo caso, insomma, da musicista direi sonoro con la nostra storia, con la nostra tradizione. Da un po' di anni mi occupo della ricerca e dello sviluppo di strumenti effimeri della tradizione culturale murgiana, e quindi insomma nel percorso ho incontrato queste cupacupe, che sono i nostri tamburi a frizione che ogni lucano e pugliese conosce, ma che in realtà sono diffusi in varie parti del mondo con vari nomi ma con una storia anche molto simile. Abbiamo fortemente voluto questo finissage di incontro tra due culture, tra due suoni, possiamo dire, il suono della pietra e il suono della musicalità del nostro territorio, che è un suono ancestrale, millenario, ma soprattutto l'idea che volevamo trasferire era l'identità proiettata nel XXI secolo, fondata sui nostri giacimenti culturali. Qui siamo nel centro della civilizzazione mondiale, qui è nato l'umanesimo nel Medioevo, qui sta nascendo un nuovo rinascimento proiettato nel XXI secolo, nella quale l'arte e scienza e l'umano, l'umanesimo, si fondono in un unicum. Questo è il fil rouge poi di tutto il lavoro che abbiamo voluto esporre in questa settimana e che sarà proiettato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni attraverso lo sviluppo dei Mirvita Project 21st. Thank you.